Tutti i giorni il cui credito viene ceduto, magari con garanzia dello Stato, e viene utilizzato per buttarlo fuori dalla sua impresa, questa cessione. Di questo noi dobbiamo parlare ed è per questo che noi ritenevamo che dovesse essere lo Stato a entrare in quelle sofferenze, a prendere quelle che gli servivano, per esempio quelle collegate a edilizia residenziale per farne delle case popolari, collegate a capannoni industriali per farne siti di coworking per i nostri giovani. Questo deve fare lo Stato, utilizzare a fine sociale le proprie risorse, anche per liberare le banche dalle sofferenze. Ma non si vuole fare questo, bensì ci si limita a dire, perché è sempre ideologicamente la fiducia nel mercato, che qualche fondo locusta dovrà prima o poi alle proprie condizioni arrivare a prendere tutto questo e liberare i crediti dalle vere sofferenze, che sono quelle sociali. Una volta liberato dalle sofferenze sociali, cioè liberato da uomini e donne in carne e ossa, dovrebbe concludere, quel credito onorevole è pronto Paglia. Per essere valorizzato. Queste sono le condizioni a cui il governo mette i cittadini italiani. Grazie. Grazie. È scritta a parlare la deputata Sandra Savino. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci apprestiamo a votare l'ennesimo intervento in tema bancario, messo in atto utilizzando ancora una volta lo strumento della decretazione d'urgenza, definendo una riforma del sistema bancario cooperativo in chiara violazione dei principi sanciti dell'articolo 77 della Costituzione. Sono anni che si dibatte in merito a misure concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, ma ecco che ancora una volta queste si inseriscono nell'ambito della decretazione d'urgenza, anziché all'interno di un disegno di legge destinato a seguire il normale iter parlamentare, contraddicendo di fatto quanto sostenuto dalla stessa Corte Costituzionale, che ha avuto modo di affermare chiaramente la palese inadeguatezza dello strumento del decreto legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, che mai si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturati al decreto legge, secondo il disegno costituzionale. L'assenza del requisito d'urgenza è quindi evidente anche per i tempi lunghi di attuazione e di perfezionamento della riforma, stabiliti dalle procedure determinate dal medesimo decreto. Un modus operandi, quello del Governo, che, oltre ad essere illegittimo, si è dimostrato del tutto fallimentare, in particolare rispetto ai numerosi interventi messi in campo sul fronte bancario. Le evidenze sono davanti agli occhi di tutti, a partire dalla riforma della governance delle banche popolari, che ha imposto la trasformazione in società per azioni alle popolari con attivo superiore agli 8 miliardi, fino ad arrivare al ridicolo risarcimento dei risparmiatori truffati dopo il pasticcio delle norme del cosiddetto salva banche. Risarcimento, peraltro, che al momento rimane ancora sulla carta, in attesa delle norme attuative. È un dato di fatto che da quando le borse hanno riaperto nel 2016 c'è stato un crollo continuo e il collasso ha riguardato in particolare i titoli del settore bancario. I filoni da seguire per dare una spiegazione al fenomeno sono due, intrecciati tra loro. Il primo è il tema dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche e il dibattito sulla bad bank. Il secondo riguarda la proposta franco-tedesca di porre per le banche dei paesi dell'Eurozona un tetto all'ammontare di titoli del proprio debito sovrano che possono avere in portafoglio. Rispetto alla pericolosità della proposta Schäuble sui titoli di Stato, quelli dei crediti deteriorati delle banche diventa un falso problema. Le banche italiane, infatti, hanno un tasso di copertura dei crediti deteriorati tra i più alti dell'Eurozona e spesso essi sono garantiti da immobili di valore. Il tema dei crediti deteriorati è esploso a seguito dell'improvviso decreto del Governo del 22 novembre 2015, con cui sono state salvate le banche amiche del Governo, quando i valori di riferimento utilizzati per la svalutazione dei crediti deteriorati di queste ultime sono stati inopportunamente estesi a tutto il resto del sistema bancario. Ed è scoppiata la psicosi, per cui bisogna liberarsene subito e a qualsiasi prezzo. Mentre, come sanno bene gli addetti ai lavori, la buona gestione dei crediti deteriorati spesso aiuta i bilanci delle banche. Ma il decreto salvabanche ha prodotto anche un altro effetto nefasto, che ha influito sul crollo delle borse, il panico finanziario, noto pure come corsa agli sportelli. I risparmiatori non si fidano più delle banche italiane, finite nell'occhio del ciclone e in alcuni casi anche al centro di indagini della magistratura, per cui ritirano i loro depositi.
Sulle modalità di creazione e funzionamento della Bad Bank italiana si è poi aperto un confronto con la Commissione europea, molto serio, sul quale però il Governo è disposto a cedere, e probabilmente lo avrà già fatto, senza se e senza ma, in cambio della non bocciatura della legge di stabilità tutta in deficit. Il segnale è arrivato chiaro in Europa. Renzi è disposto a tutto pur di avere via libera per il suo deficit spending e la Francia e Germania approfittano di questo atteggiamento per far passare tutte le loro proposte svantaggiose per il nostro Paese. Ne deriva che per finanziare i suoi provvedimenti clientelari, elettoralistici e di acquisto del consenso, Matteo Renzi ha distrutto e svenduto il sistema bancario italiano, di cui l'andamento in borsa del 1 gennaio 2016 è la dimostrazione, indebolendo l'intera economia italiana. Dovrebbe piuttosto cercare alleanze tra i partner europei per far cadere il veto tedesco sulla garanzia europea comune sui depositi bancari. In un colpo solo risolverebbe il problema delle banche e riuscirebbe ad evitare la vendita in blocco di titoli di Stato italiani, con le conseguenze drammatiche sull'economia e la democrazia italiana, che purtroppo in passato abbiamo già avuto modo di conoscere. E veniamo all'ulteriore tassello della riforma delle banche di credito cooperativo. È necessario evidenziare che il progetto delle banche di credito cooperativo è nato con lo scopo primario di aiutare le piccole comunità, di aiutare i territori e di essere al fianco dei piccoli imprenditori. Sappiamo bene che i grandi istituti di credito difficilmente hanno interessi nelle zone meno popolose e soprattutto non hanno un radicamento sul territorio. L'obiettivo di Forza Italia è sempre stato quello di sostenere l'economia reale, mettendo le banche al servizio delle imprese e tutelando gli interessi dei cittadini. Tutti quindi dovremmo essere concordi nel difendere le banche di prossimità, quelle legate agli investimenti del territorio di origine, come hanno fatto la Francia, l'Olanda e la Germania. Si tratta di un modello bancario fondamentale, non solo per l'economia reale, ma anche per la stabilità finanziaria. Sono state infatti proprio le banche di prossimità, le popolari e le cooperative, lontane da speculazioni internazionali e trending aggressivi, a permettere al sistema finanziario italiano di resistere durante gli anni più difficili della crisi. In quella fase storica sono cresciute le BCC, alimentandosi di un servizio che le grandi realtà hanno deciso di abbandonare. Oggi la vostra riforma vuole azzerare tutto, creare contenitori sempre più vasti, con il rischio che siano sempre meno vicini alla gente. Il cooperativismo ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, una spinta propulsiva già dimostrata in passato, che non possiamo rischiare di disperdere a causa di disposizioni assunte nell'urgenza e sotto pressioni di determinati gruppi. La pluralità delle forme istituzionali di impresa genera un mercato più civile e al tempo stesso più competitivo, ha scritto nella Caritas in Veritate Benedetto XVI. Il legislatore e il governo non possono ostacolare questa pluralità dietro il solito ritornello del «è l'Europa che ce lo chiede». Già nei giorni scorsi la stessa Europa ha avuto modo di smentire il governo sul fronte bancario, sostenendo chiaramente la compatibilità dell'erogazione degli risarcimenti ai risparmiatori con la normativa europea sugli aiuti di Stato. La vostra riforma, nella sua stesura iniziale, voleva sradicare il principio mutualistico costituzionalmente garantito, solo per agevolare, attraverso un distorto meccanismo di way out, alcune banche operanti, guarda caso in Toscana e guarda caso amiche del Presidente del Consiglio. La vostra riforma, ancora oggi, se da una parte ha superato le criticità più evidenti relative alla tutela del principio delle riserve indivisibili, dall'altra continua ad aiutare alcune banche amiche, con sedi in territori particolari, confermando il modus operandi di questo governo. Si può infatti solo pensar male in merito all'operazione che ha visto concedere la possibilità di costituire gruppi bancari cooperativi autonomi nelle province di Trento e Bolzano, escludendo invece tale possibilità per le regioni a statuto speciale, nonostante queste, al pari delle province autonome citate, abbiano chiari e riconosciuti compiti in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo, a partire proprio dalla mia regione, il Friuli Venezia Giulia, le cui norme statutarie, approvate con legge costituzionale e le relative disposizioni regionali di attuazione sono molto chiare sul punto. Lo stesso governo non si è poi fatto scrupoli nell'inserire all'interno del testo del decreto una disposizione chiaramente inammissibile per materia.
ma sappiamo bene che in particolare su questo provvedimento il vaglio di ammissibilità è stato alquanto discutibile, che nei fatti resuscita l'anatocismo, ovvero il calcolo degli interessi sugli interessi, abolito in passato, dopo che ha messo in ginocchio intere famiglie. Ma ciò che spaventa di più è l'atteggiamento senza scrupoli del governo, che mette le mani sul sistema bancario come fosse cosa propria, consapevoli dei molteplici conflitti di interesse al suo interno, ma assolutamente determinato nella propria arroganza ad andare avanti con provvedimenti votati da una maggioranza che cambia a seconda delle esigenze, delle categorie da accontentare, delle promesse che il Premier continua a elargire. Ma noi non ci arrendiamo. Anche in questa sede intendo ribadire l'impegno di Forza Italia per la tutela del risparmio e dei risparmiatori e l'impegno per ripristinare la fiducia degli italiani nel sistema creditizio e finanziario, partendo innanzitutto dall'istituzione di una specifica commissione d'inchiesta, all'inizio invocata anche dal Premier Renzi, ma poi finita nel dimenticatoio, che faccia luce sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi nell'ultimo decennio. Per tutti questi motivi, stigmatizzando ancora una volta il modo di operare del governo sul fronte bancario, dichiaro il voto contrario del gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame. Grazie, onorevole Savino. È iscritto a parlare il deputato Alessio Villarosa. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Presidente, di cosa parliamo? Cos'è il sistema bancario? Quante banche ci sono in Italia? Ah, in Italia sono circa 700 le banche e 370 sono le BCC, le banche di credito cooperativo. Presidente, erano le BCC. Il disegno ormai è chiaro, ma è venuto anche Mario Draghi in Commissione Finanze, ci ha dato un minuto per potergli fare delle domande in questo Paese.